Riapre la stagione al Castello Malgrà, riapre con una mostra dal titolo Amazzonia. Esatto, quest'anno, l'anno scorso sull'Africa, quest'anno ci siamo spostati sull'Amazzonia. La collaborazione continua con i padri della Consolata di Torino, che questa volta ci hanno fornito tutto il materiale che avevano a disposizione appunto sull'Amazzonia. Un percorso tra animali, riti, vita comune, fotografie, quindi insomma cerchiamo di portare veramente un pezzettino di Amazzonia qua a Rivarolo. Una mostra che quest'anno, proprio per la valenza che ha, abbiamo deciso di tenere per l'intera stagione, quindi sarà visitabile fino ad ottobre tutte le domeniche pomeriggio dalle 15 alle 19 e poi una stagione come sempre che cerchiamo di arricchire con una serie di eventi. Accenniamo qualcosa, anche se magari è ancora un po' presto, quindi approfondiremo più avanti. C'è ancora tempo, ma avremo sicuramente, apriremo con un book crossing subito, un castello dei lettori il 6 di maggio, proprio per arrivare ancora in un periodo scolastico e quindi permettere ai bambini di partecipare a questa giornata che loro trovano sempre divertente e noi troviamo stimolante nei loro confronti, proprio perché l'avvicinamento alla lettura è una delle cose che a noi interessa tantissimo. Anche quest'anno aderiamo al progetto Adotto un Monumento con una classe delle scuole medie di Rivarolo che saranno ciceroni per un giorno e poi a seguire tutta una serie di cose. Quest'anno è un cambio di programma rispetto all'anno scorso, la nostra serata di detective a tavola per il terzo anno, questa volta nel mese di giugno e non più a settembre. Ed una cosa interessante e molto voluta in particolare da me, una stanza del castello dedicata ai giochi. Quest'anno abbiamo una stanza dove abbiamo ricoverato all'interno tutti i giochi che abbiamo realizzato in legno negli ultimi anni e ce ne sono altri in corso di realizzazione, che verrà utilizzata anche per le scuole, per i laboratori con i bambini. Insomma, abbiamo voluto proprio aprire una stanza del castello appositamente per i giochi.